abbiamo due poteri, quello di fare informazione sui fondi e le interrogazioni parlamentari. E devo dire che però un pochino vi tirerei le orecchie, perché mi sarei immaginata in questo anno più input dal territorio. Abbiamo visto anche io a Salerno che facendo delle interrogazioni dove si studiano bene le carte, effettivamente abbiamo potuto aprire un vespaio. A me, io mi occupo di cultura, quindi di beni culturali, e mi è capitato soprattutto con due interrogazioni. Una riguardava un'area archeologica in Calabria. Per favore, un attimo. In che cosa non ti ho ascoltato? Dobbiamo dire le cose come stanno. Non sono ascoltate abbastanza il territorio imitato. Cioè? Quello che ho detto. Ok, lasciamo questa, concludiamo il saluto, dopodiché riprendiamo un attimo il dibattito. Sarebbe importante. Perché penso che questo sia un dibattito abbastanza importante, se si è vista la tematica che sta sollevando. Allora, io volevo dire che facendo due interrogazioni ho scoperto che un'area archeologica in Calabria, a Capocolonna, in provincia di Crotone, era stata coperta da un parcheggio utilizzando dei fondi europei, e tutto era andato nel dimenticatoio finché non abbiamo fatto aprire un'indagine con una semplice interrogazione. E la stessa cosa è capitata a Salerno, dove De Luca con la Piazza della Libertà aveva utilizzato dei fondi che in realtà servivano per il centro storico di Salerno, e quindi creare dei posti di lavoro, tutelare i beni culturali, in realtà poi li ha dirottati per il parcheggio della piazza di Piazza Libertà. Questo è importantissimo. Voi avete l'arco di Traiano, ci sta anche la situazione dell'Ortus che è abbandonato, insomma non è valorizzato. Ancora di più potremmo incidere. È vero che noi, le nostre politiche, purtroppo i risultati non li vedremo mai, però è vero anche che le cose che si decidono o si discutono in Europa poi hanno un impatto diretto nella nostra vita, come per esempio in questi giorni è stato discusso l'indicazione per il TTIP. E se sapesse le cose che sono state votate in Parlamento martedì, veramente mi si drizzerebbero i capelli in testa, perché ci sono animali clonati, c'è il pollo sbiancato all'ammoniaca, ci sta un contro i diritti, emendamenti contro i diritti fondamentali dell'uomo. Io mi auguro che i beni culturali soprattutto. Ci siamo, cioè la regola era ben scritta sul forum in cui si sono con le iscritte. No, darci un metodo di ascolto, altrimenti sembriamo che incassiamo solo contro, troppo. No, allora, di conseguenza io potrei andare avanti, oppure se qualcuno di voi vuole dare una risposta, tranquillamente lo può fare. Allora, facciamo un intro 4. Non possiamo dare una risposta, darci anche un ordine, abbiamo spiegato anche prima. Siamo stati in zitta. Tommaso, però cerchiamo di darci veramente una... Allora, una linea guida noi l'abbiamo data all'inizio. Va bene? Allora, successivamente c'è del meetup di Avellino Tiziana Guidi, non so se è presente in sala. Ah, ok, grazie. Poi c'è Pier Giorgio Manca, che vuole di parlare di istruzione. C'è? Ragazzi, fa piacere che... Allora, Luigi del Sorbo di Angri, anche egli vuole parlare di istruzione, e in particolare di suggerimenti ai comuni per l'applicazione di norme già esistenti per destinare maggiori risorse alla scuola pubblica. È presente in sala? Vabbè. Allora, in questo momento c'è poi Paradiso Attilio del Movimento 5 Stelle Sant'Angelo a Cupolo, che parlerà di diritti inviolabili del cittadino. Ricordo, in quanto conosco Attilio, di parlare in 2 minuti, oltre i quali il microfono verrà tolto. Io me lo posso pure mangiare in un solo minuto, tanto è bene che per evitare di farvi stare qua, di farvi scappare tutti, ma la sono scritta così, anziché andare a braccio, recuperate un minuto. Gira il microfono. Certo. Prima di difendere i diritti dei richiedenti asilo, le illegittime pretese dei clandestini, o di sprecare o di battere il chiodo per ottenere il reddito minimo di cittadinanza, che io condivido, da un governo indebitato, da un'Italia che sta piena di debiti, che assieme alle regioni e all'Europa ha sperperato, è una cosa irrealizzabile. Perdiamo, sì, facciamo pubblicità ma non serve a niente. Domando,
come intende adoperarsi il Movimento 5 Stelle per tutelare i diritti fondamentali dei cittadini, quelli che ci permettono di vivere. Senza quei diritti non c'è la possibilità di vivere, di generare ricchezza, tra i quali ne nomino solo alcuni: la sicurezza, il libero lavoro, il diritto a non essere discriminati gli uni dagli altri, il diritto alla vita familiare, il diritto al giusto processo. Perché se io ho fatto 20 denunzie e in 6 anni non ho avuto la possibilità, la prima querela, di portarla al giudizio di primo grado, mentre c'è un De Luca o c'è un sindaco che in pochi mesi o addirittura in 2 giorni viene celebrato un processo per un reato molto più meno evidente di un diritto fondamentale, e non dico altro. Se i nostri parlamentari, dico, hanno arbitrariamente assunto la determinazione di interpretare e decidere di non presentare in Parlamento le istanze che abbiamo loro consegnato all'inizio del mandato. Benevento ne aveva presentato 4, ho finito. Grazie. Atteso che tale istanza, scusate, io non vengo a battere le mani, vengo a fare le pernacchie quando le cose non vanno bene. Attino, e questa è la, bisogna fare. Sta sottraendo il tempo. Sì, certo, atteso che tali istanze non possono essere presentate in Consiglio regionale. Vi pare corretto che i nostri portavoce abbiano ristretto il diritto del cittadino, depositando le istanze nell'indifferenziata? Se la regola fondante era quella che uno vale uno, le regole appaiono stravolte se un ridotto numero di cosiddetti esperti decide arbitrariamente senza dar conto al cittadino. Grazie. Grazie Attilio. Passiamo all'intervento successivo, che è di Giuseppe Ciarcia Venticano. Parlerà dell'acqua, essendo componente del Comitato di Tutela del Fiume Calore. Ricordo sempre 2 minuti, grazie. Allora, ciao, volevo sapere chi è del Consiglio regionale, farà parte della Commissione Ambiente. Vabbè, Valeria, tu già sai il dossier che abbiamo fatto quando sei venuta a Montevidetto durante la campagna elettorale. Comunque volevo parlare di tutti, cioè porre l'attenzione sul bacino idrografico dei Monti Picentini, perché che cosa succederà nel 2016? Ci sarà il rinnovo della concessione per quanto riguarda l'accordo di programma tra la Regione Campania e la Regione Puglia per le sorgenti di Cassano, mentre per quelle di Caposeta verrà nel 2030-2036. Dato che si prendono tutta l'acqua, cioè 600 litri al secondo, sono destinati a tutti, all'Irpinia, a Sannio, a parte il napoletano, 2000 litri al secondo invece sono destinati alla Puglia, e in questo periodo chi vive nelle nostre zone è costretto alla turnazione dell'acqua. Ma al di là di questo, la cosa problematica sono le tariffe che sono aumentate perché l'alto calore è costretto a prendere l'acqua tramite i il problema è che devi salire sul palco, altrimenti parli davanti al microfono, o ti metti al centro o sali sul palco. Vabbè, i cittadini che hanno dovranno pagare l'acqua a scaglioni in base al consumo. Io immagino una famiglia con 4 bambini avrà un consumo di acqua eccessivo rispetto ad una famiglia di una persona o due persone, e questo perché per prendere l'acqua l'alto calore è costretta a pomparla tramite dei pozzi artesiani, ne sono parecchi. E dato che le tubature sono tutte quante in uno stato fatiscente, per mantenere la pressione sono costretti quindi a pompare l'acqua. Parliamo anche di 14 milioni di euro l'anno di corrente elettrica. Immagino chi ha fatto il contratto con una società di energia elettrica, che vantaggio ne può ottenere. Quindi questa è la prima cosa. La seconda cosa che volevo... La seconda è breve però. È breve? Sì. Nel Fiume Calore ci sono tutta una serie di discariche, non siamo a livello della terra dei fuochi, però sono discariche comunali. In base alle caratterizzazioni ambientali che abbiamo studiato, abbiamo riscontrato che l'APAC
ha trovato antimonio e cadmio, quindi questi due valori in maniera elevata. Però invece di incentivare lo studio, quindi la ricerca di altre sostanze, non ha fatto altro che su due punti ne ha tagliato uno e ne è rimasto nessuno. Comunque il fiume, come anche il sabato e gli altri, è chiuso dal 2010 a qualsiasi attività, sia l'utica sia l'irrigazione. Grazie. Sì. Allora andiamo avanti con Fioravante Somma di Santa Maria la Carità, che parla di rapporto tra Meetup ed eletti. C'è? Ok, passiamo oltre. Scusate se sono venuto in ritardo. Appunto, riprendendo il mio intervento di prima, io vorrei fare semplicemente una domanda agli eletti nel Consiglio regionale, ma anche ai portavoce in Parlamento. Però prima di fare tutto ciò, mi presento, sono Somma Fioravante, del gruppo di Santa Maria la Carità. Allora, io ho imparato, prima nella vita e poi attraverso il Movimento 5 Stelle, che l'ipocrisia deve essere proprio messa al bando, anzi al rogo, e niente meno la schiettezza deve essere il primo cardine del nostro agire. Quindi per fare la domanda è necessario fare questa premessa. Durante la riunione regionale del 22 settembre 2013 a Barra, il vicepresidente della Camera Di Maio interveniva lanciando la proposta di un gruppo di lavoro per migliorare l'interfaccia tra cittadini attivi e i loro terminali di rete in Parlamento. I gruppi locali con la proposta avrebbero potuto quindi raccogliere le istanze del proprio territorio e presentarle all'appuntamento mensile con i parlamentari campani, in modo da selezionarle e poterle discutere in Parlamento. La risonanza mediatica nazionale avrebbe fatto uscire alla luce problematiche locali, spesse volutamente dimenticate. Molte delle proposte presentate dai gruppi locali nei vari incontri sono rimasti lettera morta e i territori tramite i Meetup sono rimasti inascoltati. Orbene, dopo il primo incontro inaugurato proprio a Santa Maria la Carità il 24 novembre 2013 e pochi altri successivi, non è stato consentito ripetersi di tali incontri e i gruppi locali operativi, e sottolineo operativi, sono stati abbandonati a se stessi, quasi privi di supporto. Non a caso ieri Salvatore Micillo, presente a un incontro a San Antonio Abate, ha sottolineato proprio tutto ciò, che l'attivismo dei Meetup è diminuito di intensità. Giusto, Salvatore? Più avanti, la domanda. Se la domanda la devo subito. Mi serve un altro poco. Un altro tutto poco? Vero. Infatti molti dei gruppi locali che producevano hanno rallentato il proprio lavoro. Non ho capito. E anche scoraggiati dalla mancanza di un supporto di alcun tipo, di agire in assoluta solitudine contro un gigantesco sistema. Durante la campagna elettorale per le regionali, alcuni candidati, tra i quali Cirillo, coscio del distacco esistente tra i portavoci in generale e i territori, aveva garantito che i consiglieri regionali, una volta eletti, avrebbero colmato il vuoto. Fioravanti, no, devi consentire l'intervento. No, scusate un attimo. Devi consentire l'intervento. Allora, Fioravanti, l'hai detto? Io sto parlando a nome mio. L'hai detto pubblicamente. Perché mi interrompi? Allora, scusate. Se posso parlare, me ne va, ditelo. Allora, ragazzi, okay. C'è la domanda, puoi fare la domanda Fioravanti cortesemente? Ragazzi, cortesemente, Fioravanti, cortesemente. Allora, anche lo stesso Micillo a metà gennaio aveva pubblicato un post dove preannunciava la valorizzazione e una maggiore supporto per i Meetup, che secondo qualche portavoce... Fioravanti, abbiamo capito il suo... Ci può fare la domanda o no? Grazie. Questi embrioni, in conclusione, lo chiedo ai portavoci tutti, regionali e parlamentari, scusate se sono molto passionale, ma io lo sono sempre, intendono davvero che i Meetup divengano la voce dei territori attraverso il loro ascolto e al contempo garantire un supporto organizzato e coordinato, in primis da parte dei consiglieri regionali eletti, oppure dobbiamo continuare ad assistere a completi isolamenti di gruppi che si impegnano sui territori e grazie, che combattono e non si limitano la a... La domanda servizio. È chiara, grazie Fioravanti. Allora, partiamo da questa e così abbiamo concluso i primi quattro interventi. E chi vuole rispondere e avviare una discussione sui temi appena detti? Ok. Allora, Luigi Di Maio risponde. Grazie. Allora, io parto dalla fine perché noi dobbiamo chiarirci su una cosa. Prima di tutto, queste riunioni, come i tavoli tecnici, sono stati sospesi durante le campagne elettorali, non so se ve ne siete accorti, ma quasi voto ogni sei mesi in questo accidente di paese. E ogni sei mesi ci sono comuni che organizzano liste, ci sono regioni che organizzano liste, parlamenti europei che organizzano liste, e questo per molti di noi e per molti di voi
significa assorbire un bel po' di tempo all'attivismo, tant'è vero che lo diciamo sempre, ci vorrebbero anni senza elezioni per consentire ai meetup di ridecollare dal punto di vista dell'attivismo sul territorio. Ce lo siamo detti un mucchio di volte anche tra eletti, perché ce ne rendiamo conto, non smettiamo di fare delle elezioni che ne iniziano altre. Giusto per darvi un aperitivo, l'anno prossimo in Campania si vota in tutti i capiluogo tranne che in Avellino, quindi Salerno, Caserta, Benevento e Napoli vanno al voto. Quindi ci saranno altri meetup che proveranno a mandare a casa quei criminali che ci hanno governato fino adesso, e quindi per fare questo ci vorrà un grande sforzo. Poi c'è un'altra cosa: non tutti gli atti che ci sottoponete sono ammissibili. Questo richiede uno studio dei regolamenti che neanche noi conoscevamo. Io dal Parlamento italiano, come molti dei nostri parlamentari, nella sanità regionale possiamo fare ben poco. Per questo ci siamo spesi per eleggere i consiglieri regionali, i quali ancora non sanno in che commissione sono, perché il consiglio regionale si è composto tardissimo. Allo stesso modo un consigliere regionale può fare ben poco nell'accesso agli atti ad un comune, se non abbiamo il consigliere comunale, perché è un meccanismo che è stato messo in piedi per tanti anni così. Dove non abbiamo eletti è ancora più tosta. Ora, prima parlava Fioravanti, che conosco, abbiamo collaborato alcune volte insieme, con altri non ci conosciamo neanche. Però se non capiamo i capisaldi del nostro lavoro, se non capiamo che non tutto è possibile, io non mi posso occupare al Parlamento italiano del divieto d'accesso tra via Giolitti e via Robinson, io non riuscirò mai a parlare con voi e voi non riuscirete mai a parlare con noi. Io questo lo voglio dire come metodo, perché altrimenti non ne usciamo. Non significa mancanza d'ascolto, significa che voi ci avete dato tante cose in questi mesi, quello che era ammissibile lo abbiamo potuto trasformare in atti, altre cose che non erano ammissibili non lo abbiamo potuto trasformare in atti. Quel meccanismo dei tavoli tecnici pecca di una cosa che dobbiamo migliorare, la ricognizione. Cioè ogni 3 tavoli tecnici serviva un tavolo in cui si diceva cosa si è potuto fare e cosa non si è potuto fare, ma non è che ci sono delle cose che ci avete proposto e sono state lettera morta, sono state inammissibili, perché alcuni di voi a volte portano casi personali di mala giustizia. La mala giustizia non può essere affrontata con un'interrogazione parlamentare. Se dobbiamo risolvere i casi di mala giustizia, il Parlamento non può intervenire su un caso singolo, può cambiare la legge che riguarda la giustizia, ma non può fare un'interrogazione su Pinco Pallino che ha un problema con la giustizia, perché è l'ingerenza del Parlamento con il potere giurisdizionale. Chiariamoci un attimo su questo, se no non ne usciamo. Poi, non voglio dilungarmi molto, mi dici tu quando... Sì, giusto un altro minuto. Ho finito. Ogni atto parlamentare che noi presentiamo come sindacato ispettivo deve avere delle pezze d'appoggio, articoli di giornale o atti ufficiali, se no non lo possiamo presentare, perché gli uffici ci dicono che non sono ammissibili, e allora noi dobbiamo sempre trovare un escamotage per riuscire a presentarvelo. E poi non diventano lettera morta molto spesso per colpa nostra, perché il Ministero non ci risponde, però è un atto che il Meetup può utilizzare per spaventare gli atti, le amministrazioni locali. E poi un'ultima cosa: noi siamo in una delle regioni più problematiche d'Italia. La mole di lavoro che ci arriva, io non voglio fare la vittima, sono qui per lavorare 20 ore su 24, non è un problema, anche 24 su 24, ma la mole di lavoro che arriva è enorme nelle nostre caselle di posta. Di quelle bisogna fare uno studio approfondito per ognuno per vedere se è ammissibile. Quindi io vi chiedo solo una cosa, ve lo chiedo umilmente, io sono qui per farmi criticare tutto quello che volete, però se si può diminuire il tenore della rabbia che volete scaricare addosso, non dico tutti, ma qualcuno che è venuto qui per scaricare rabbia addosso, non è giusto, perché noi siamo qui per essere a vostra disposizione e niente. Grazie Luigi. Grazie. Volete intervenire pure Salvatore Amicillo, che era stato chiamato in causa da Fioravante? No, soltanto una battuta veloce. Fa un po' specie quando qualcuno dice non ascoltare i territori, visto che venerdì, sabato e domenica non facciamo null'altro che stare sempre sui territori. Come vi dicevo fino avanti ieri, perché sono stato fino a mezzanotte al Sant'Antonio Abate ieri sera ad ascoltare un altro territorio, è la sensazione che molte volte a noi ci arriva l'interrogazione che giustamente citava Luigi, per dire anche noi abbiamo fatto qualcosa ed è rilevanza parlamentare.
però come diceva Luigi, la maggior parte, spesso, non la maggior parte, sono atti che veramente c'entrano poco col Parlamento. Allora noi cerchiamo di rispondere a tutti nella facoltà che abbiamo, cioè veramente credo di aver risposto al 90-95% delle domande che mi sono state poste su internet tramite messaggi. Molti di voi hanno il mio numero di telefono e mi chiamano in continuazione. Però se ci arrivano questa rabbia che diceva Luigi, crediamo forse che abbiamo sbagliato noi in qualche passaggio e possiamo migliorare tranquillamente, però non veniteci a dire veramente che non ascoltiamo il territorio, perché credo che non sia assolutamente giusto. Grazie. Grazie Salvatore. C'era qualcuno che voleva intervenire sulle tematiche precedenti? Ok, allora Valeria risponde sempre a Fioravante. Sì, io ho fatto una premessa proprio nell'intervento di prima di presentazione, che noi eravamo qua proprio per cominciare ad affrontare queste tematiche. Noi siamo entrati in regione per risolvere i problemi del territorio grazie al contributo di tutti gli attivisti e delle competenze che già ci sono sui territori. Quindi non dovremo fare altro che questo. Troviamo il modo per poter interagire nella maniera più efficace, ma non mi sembra che mai nessuno di noi abbia detto che intende sottrarsi a questo tipo di impegno. È la ragione per cui ci siamo candidati. È soltanto una questione organizzativa. E io poi da cittadina e da attivista dico grazie ai nostri portavoce in Parlamento e nelle istituzioni, perché io non ho mai visto nessuno lavorare e spendersi come lavorano loro, scusate. Grazie Valeria. Allora, se non... Roberto Figo. Sì, sono un attimo su questo, perché proprio io ero andato un attimo in bagno e sono tornato così. Mi sono perso l'intervento di Fioravante. Perché una delle sue interrogazioni, quella sul cimitero per esempio, era forse un po' quello che ha detto Luigi. Ma io non parlavo... No, lo so, dico forse un po' quello che ha detto anche Luigi prima. L'ho seguita io e tante volte ti sei sentito con i nostri collaboratori, Tancredi, insomma un sacco di volte, anche perché abbiamo dovuto trovare un escamotage, poi si dice, per riuscire a presentare questa interrogazione parlamentare sul cimitero, perché era l'esclusiva competenza comunale, e abbiamo dovuto fare i salti mortali. Siamo stati, penso, mesi, non una settimana, mesi su questa interrogazione per cercare di capire come portarla avanti, ed era una delle interrogazioni che veniva dai tavoli di lavoro che facevamo, dove tutti i cittadini presentavano le interrogazioni parlamentari. Allora è vero che dobbiamo darci un po' di metodo, ovvero cercare tutti insieme di capire che cosa si può fare, che cosa non si può fare e la modalità. Io ho seguito questa interrogazione, ci sono delle altre per esempio che non siamo riusciti a portare avanti perché erano inammissibili. Però vi voglio dire ancora un'altra cosa su questo. Allora, le interrogazioni parlamentari, ovvero gli atti di sindacato ispettivo, da tutti i parlamentari italiani sono considerate delle marchette. Si fanno per accontentare le persone sui territori, e quelle persone sul territorio poi fanno vedere che il parlamentare gli ha fatto l'interrogazione parlamentare. Dico, così sono state sfruttati gli atti di sindacato ispettivo, soprattutto le interrogazioni nel nostro paese. E questo è un governo, ma non solo, anche con quello precedente, che non risponde quasi a nessuna interrogazione. Allora possono essere usate un po' come pressione politica, comunicativa su quelle situazioni, ma non sono atti che risolvono. Si potrebbero risolvere le cose se noi facessimo un processo anche invece di partecipazione e pressione pubblica e politica, oltre all'atto di sindacato ispettivo, lì dove c'è quel problema. E allora ci possiamo organizzare, siamo noi che interroghiamo insieme il comune fisicamente che ci deve risolvere quella situazione. Allora, se abbiamo questa volontà così forte e così ferrea, e qui nessuno esente da critiche, io sono il primo che poteva magari strutturare meglio un lavoro con tutta la regione Campania, non solo, ma perché con tutta Italia, allora prendiamo tutti la responsabilità di farlo in modo forte e andiamo a fare il culo sotto al comune a queste persone, se questo è il problema. E ci vuole, se siamo insieme non c'è problema. Noi siamo parlamentari europei, parlamentari italiani, consiglieri comunali e così. Grazie Roberto. No, allora, se non ci sono commenti su quelli che sono stati anche gli altri interventi, io vado oltre. Io non vengo innanzitutto, non sono... E chiamo Giuseppe... Attenzione. Però Giuseppe... Roberto, perché Roberto ha detto una cosa importantissima. Ok, chiama Giuseppe Capusso, di San Giorgio al Primano, che voleva la legge regionale su gestione dell'acqua.
è irricevibile questa storia dei diritti fondamentali. Non possiamo probabilmente seguire questa. Ma non ho visto nessuno, né a Benevento né voi sotto al comune. Ok, grazie. Io continuerò a fare da solo, non devo. Vai fare. Giuseppe, non... posso andare? Nel frattempo si prepara Tulipano Alfonso. Allora, io quello che volevo dire era a proposito della legge regionale sull'acqua, che riguarda un po' tutti quanti, visto che questa è una riunione. Posso andare? Sì, vai. È una riunione regionale e quindi riguarda un po' tutti. Sono irregolare. Un anno fa è stata presentata una legge dai comitati dell'acqua che giace in commissione all'ottava commissione regionale, e che praticamente prevedeva di restituire il potere nelle mani delle amministrazioni locali, ripristinando le funzioni fondamentali delle assemblee degli enti locali, così come previsti dalla legge regionale Campania 14 del 97. Praticamente che è successo? Anche se la Corte Costituzionale ultimamente ha dato ragione al Movimento 5 Stelle che aveva presentato ricorso, che era stato messo tutto in mano in una struttura di missione e quindi poche persone decidevano e avevano decisione per l'acqua. Io credo che l'acqua è un argomento che interessi tutti, perché è una delle stelle, però se non interessa io posso anche cambiare. Silenzio. Perché questa è una delle cose più tristi, quando uno parla pare che stai parlando per te stesso. Vai. Invece io credo che sto parlando per tutti. Poi, e quindi questa è la prima cosa, il Movimento 5 Stelle comunque ha avuto una vittoria importante, forse ha avuto poco risalto, ma la Corte Costituzionale ci ha dato ragione, ci ha dato ragione, e quindi praticamente la struttura di missione non ha più poteri, però sta là col suo presidente che si chiama Pepe. Poi questa legge regionale che noi, che è stata proposta dai comitati e che noi dovremmo cercare di sostenere a livello regionale e di far approvare possibilmente nei primi 100 giorni di attività, è quella di conservare gli ATO così come stanno. In Campania ci stanno 5 ATO. Con la legge regionale fatta passare da Goldoro, sempre un mesetto prima di andarsene via dalle scatole, si è parlato di EIATO, quindi un ente, giocano sempre con le parole per non far capire niente a nessuno, ma un ulteriore accentramento dove i sindaci vengono comunque esclusi da quel poco di potere che hanno, non ne parliamo dei cittadini. Quindi l'altro punto della legge regionale sarebbe quella di prevedere istituti di partecipazione democratica dei cittadini e dei comitati territoriali che operano ovviamente sul territorio, che sono il primo baluardo e che noi come Movimento 5 Stelle dobbiamo applicare. Sì, è l'ultimo diciamo, meccanismo di ripubblicizzazione dell'ente di gestione del servizio idrico. Poi c'è un localismo che è quello relativo alla GORI, che riguarda però la bellezza di 76 comuni della provincia di Napoli e qualcuno della provincia di Salerno, dove praticamente l'obiettivo è quella di mandare via questi signori e anche lì riuscire a creare un'azienda a statuto speciale, come è stato fatto con la BC a Napoli, che è un fiore all'occhiello per tutta la Campania, perché è il primo esempio di ripubblicizzazione. Okay. Dell'acqua. Grazie Giuseppe. Martedì a Piazza Cavour a Maninese c'è un incontro dei comitati regionali dell'acqua, quindi chi può partecipi. Grazie. Allora, Tulipano Alfonso. Rispondere. Ah, cioè sì, me l'aveva detto già, c'è Milite. Salve, buonasera, sono Pasquale Milite del Nocera Inferiore. Deviazioni dei treni regionali. Preciso che intervengo a nome di Alfonso Tulipana, che rappresenta il gruppo pendolare della linea storica Napoli-Salerno, e poi mi ruberò giusto qualche secondo per accennare a quello di cui abbiamo parlato prima. Vai Pasquale. Allora, volevo far presente ai nostri portavoce ora in Regione il sollecito della declassazione oramai vigente della linea storica Napoli-Salerno a quella che diciamo ormai sembra una vera e propria linea metropolitana. Questo comporterà disagi notevoli per i pendolari, soprattutto per la non obbligatorietà, la corrispondenza diciamo delle coincidenze, e quindi comporterà degli allungamenti dei tempi di trasferimento da un posto all'altro, soprattutto in quella, diciamo in queste circostanze. Mi fermo qui perché non conosco a fondo la questione, magari la approfondiremo poi con delle documentazioni che vi trasferiremo. Invece per quanto riguarda l'intervento che volevo fare io e per il quale mi ero iscritto fuori, verteva proprio sul fatto di queste lamentele che sentiamo in giro sempre più spesso nei gruppi in merito alla non vicinanza dei nostri portavoce. Noi secondo me paghiamo molto lo scotto di questa
veloce, diciamo, crescita del Movimento 5 Stelle che c'è stata sin dalle politiche, e che probabilmente, diciamo, l'allontanamento dal territorio, da quelli che erano attivisti prima e quindi direttamente operativi sul territorio, ha portato a far sì che venisse a mancare proprio la fattività nel creare poi la documentazione sugli argomenti, e ha creato sempre più questo scollamento. Ci siamo detti più volte che eravamo manchevoli di questo passaggio, perché molti argomenti di cui noi trattavamo o comunque cercavamo aiuto verso i parlamentari erano di ordine regionale. Oggi ce l'abbiamo e quindi non possiamo più lamentarci in questo senso. Il problema da affrontare penso che sia soprattutto quello organizzativo, quindi è inutile che ci lamentiamo, aspettiamo l'istituzione delle commissioni e cerchiamo tutti quanti insieme di pensare quale possa essere il livello organizzativo, perché io stesso in questa settimana sono stato, diciamo, forse perché lavoro sul territorio da un bel po' di tempo, diciamo, interrogato da alcune faccende che riguardano situazioni di ben alto rilievo. Parliamo di vitto negli ospedali, turnazioni di lavoro, contratti a termini nelle poste, addirittura l'ultima praticamente caso con il quale ho parlato ieri sera, 60 dipendenti in mezzo alla strada della Telis, la quale costruisce dei contatori Enel, che sembra diciamo coinvolta anche nello, nello scandalo, diciamo, nella Ducati Energia, di cui anche Villarosa ha parlato in ok senso. Grazie Pasquale. Luigi De Simone. Luigi De Simone, vabbè, se non c'è passo oltre parlo. No, ci sta. Si prepara poi Pietro Scambati di Brusciano e poi partiranno le risposte da parte di chi vuole. Allora, non parlerò a braccio, ho qui una relazione che ho cancellato quasi per il 50% colpa sua. Ok, vai. Allora, salve a tutti, sono Umberto Ibello, parlo a nome del Meetup di Sant'Agata dei Goti. È stato molto difficile ricondurre a due minuti circa il nostro intervento, ma al contempo molto facile stabilire due temi cardine della nostra relazione. La questione dell'acqua pubblica, già ne hanno accennato prima di me altre persone, e i rifiuti tossici tombati nel nostro territorio. Per quanto riguarda l'acqua, la nostra battaglia attuale sul territorio si concentra sul rispetto della regola di acqua pubblica e sulla impugnabilità di una recente delibera comunale approvata nel nostro comune il 14 scorso, dove il sindaco in questo caso se ne è fregato del lato. Difatti, proprio nel giorno in cui noi del Meetup tenevamo un incontro pubblico con Valeria Ciarambino, il Consiglio Comunale di Sant'Agata dei Goti, in barba alla schiacciante vittoria dei due referendum abrogativi dell'acqua privatizzata del 2011, votati da 27 milioni di italiani, ha approvato una delibera scandalosa con la quale ha deciso di affidare alla GESESA S.p.A., società privata, la gestione dei servizi idrici pubblici di Sant'Agata dei Goti, una concessione della durata di ben 10 anni, fino a luglio 2025. Nonostante a settembre di quest'anno fosse prevista dalla legge regionale, vabbè, ormai sorpassata probabilmente, che il lato Alto Valore Irpino individuasse il soggetto gestore per lo svolgimento del servizio idrico. GESESA S.p.A. È stata difatti acquistata nel 2006 dalla CEA S.p.A. Roma, società implicata a piene mani nello scandalo di Maifa Capitale, con indagini su affari milionari per inceneritori, acquedotti, depuratori, opere fognarie e non solo. Il nostro Meetup è sceso in campo attraverso una serie di iniziative parallele e combinate tra di loro. Una, la richiesta di annullamento della delibera in questione spedita al prefetto e all'autorità nazionale anticorruzione, in quanto l'appalto della GESESA S.p.A. è stato fatto con affidamento diretto e non attraverso regolare bando di gara come prevede invece la legge. E due, l'inizio di una procedura per indire un referendum consultivo comunale per l'abrogazione della delibera, in quanto chiaramente in contrasto con la vittoria del referendum. A tal proposito un ringraziamento va a Valeria Ciarambino, che proprio mentre era in discussione la delibera era con noi a Sant'Agata a discutere dei problemi del movimento a proposito di trasporti e sanità. Spese in quelle occasioni parole molto incoraggianti che hanno alimentato il nostro spirito combattivo. Disse: a Sant'Agata dei Goti c'è in atto un consiglio comunale dove c'è il tentativo di privatizzare l'acqua. Noi invece vogliamo difendere la risorsa acqua, vogliamo difendere il diritto all'acqua pubblica. O quasi non è. Altro, ma non minore ringraziamento va fatto anche a Luigi Civillo, il quale sempre ultimamente in un'intervista di cui immagine della conferenza stampa. Aspetta, devi concludere. Sì, però grazie. Io volevo adesso. In realtà noi avevamo due. L'altro me lo devi concedere, perché prima parlavamo di rifiuti tombati e noi siamo esattamente il
territori in cui sono stati trovati. Bartolomeo. Un attimo, allora io vorrei sinceramente. Vabbè, insomma, cosa vi devo dire? Vorrei un pochettino che ci fosse un po' più di elasticità. No, non è elasticità, cortesemente è una questione di educazione. Ci sono 60 persone prenotate, vorrei che parlassero tutti. Qua non è questione di educazione, è giustamente il rispetto di altrui che è un'altra cosa. Allora, Pietro Sgambati. Buonasera, sono Pietro Sgambati, faccio parte del gruppo di Busciano. Ho 70 anni, mi dedico, sono pensionato, mi dedico alla famiglia, alla politica, alla letteratura. Ho già pubblicato 4 libri, ma adesso ho deciso di smettere quando scrivo libri, che voglio dedicarmi di più alla famiglia e alla politica, nonostante i miei 70 anni. Qui a Busciano abbiamo redatto un progetto e all'interno un'istanza che presenteremo agli nostri portavoce che sono sia nelle istituzioni periferiche che centrali. E il mio amico Giancarlo vi parlerà dettagliatamente. Io vi dico semplicemente che nel redare questo progetto ci siamo ispirati all'elemento fondante del Movimento 5 Stelle, e cioè alla cultura, considerando la cultura come strumento di integrazione sociale. Cultura, in effetti, è sinonimo di un po' di silenzio, solidarietà, grazie. È sinonimo di solidarietà, di bene comune. E il bene comune, mi pare, sia la chiesa miliare del Movimento 5 Stelle. E ci siamo ispirati anche al concetto del nostro vicepresidente della Camera, Luigi Di Maio, quando dice: se si investe un euro, si ricava 6 euro dall'investimento dell'euro in cultura. Ebbene, noi abbiamo fatto qualcosa in più, abbiamo investito 0 euro, cioè abbiamo fatto tutta questa nostra iniziativa senza spendere un euro, con volontariato e portando i nostri beni a questo progetto che, vi ripeto, dettagliatamente vi sarà descritto dal amico Giancarlo. E siamo andati oltre il pensiero di Luigi, perché abbiamo speso 0 euro, non 1 euro, e credo che abbiamo raccolto più di 6 euro, nonostante questa iniziativa sia stata iniziata solo da un mese. È un modo di, diciamo così, di invogliare anche i giovani, soprattutto i giovani, verso di noi, e per invogliarli alla cultura, al bene comune.